Trovate l'informazione di Telenuova, edizione del sabato. Dunque iniziamo con la vicenda legata allo scambio elettorale politico-mafioso Anno Cera Inferiore, che ormai sta scombussolando un po' le carte giorno per giorno con dichiarazioni rese da coloro che sono indagati o arrestati, come l'ultimo dei soggetti che sono finiti in carcere, l'ex vice sindaco di Nocera Inferiore Antonio Cesarano. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione del parroco Don Alfonso Santoriello e soprattutto tutto sembra girare in questa vicenda attorno alla delibera 167, quella del cambio di destinazione d'uso di un terreno della Curia. Vediamo gli ultimi risvolti e poi anche le dichiarazioni del rappresentante del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Vincenzo Spinelli. Vediamo. Delibera 167 del 16 maggio 2017. È attorno a questo documento di giunta che ruota la vicenda che sta scuotendo le coscienze della politica locale a Nocera Inferiore. Una delibera sulla quale la Procura di Salerno ha avviato indagini, dalle quali sono scaturite 5 arresti, oltre ad una lunga fila di persone finite nella lista degli indagati. È lo scandalo dello scambio elettorale politico-mafioso relativo alle elezioni del giugno dell'anno scorso. Una delibera che riguarda il cambio di destinazione d'uso di un terreno della Curia sul quale voleva mettere le mani il boss Antonio Pignataro, finito in cella, collegato prima alla camorra cutoliana, poi alla nuova famiglia, assassino della povera Simonetta Lamberti. Voleva costruire una mensa per le famiglie indigenti, per i poveri. Era riuscito nel suo intento intrecciando i suoi rapporti con alcuni rappresentanti della politica nocerina. L'ex vice sindaco Antonio Cesarano, finito da qualche settimana anche lui agli arresti, definito dalla procura il tramite tra Pignataro e l'ex consigliere comunale Carlo Bianco, anche lui in carcere, che avrebbe fatto di tutto per modificare la destinazione d'uso di quel terreno della Curia. Ecco perché al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione del parroco Alfonso Santoriello, indagato. Bianco, cui erano stati promessi circa un centinaio di voti per la corsa alle elezioni, poi non fu eletto. In tutta la vicenda collegamenti anche con Ciro Eboli, anche lui candidato al Consiglio Comunale e non eletto proprio come Bianco, cognato di uno dei fratelli Cuomo, Luigi, finiti nell'inchiesta Un'altra Storia, da cui tutto ha avuto inizio. Ma torniamo alla delibera, contestata da qualche amministratore locale, discussa durante varie riunioni del Consiglio Comunale. Soprattutto i rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Nocera Inferiore hanno chiesto più volte la revoca della delibera stessa. Tra l'altro, a quanto pare, durante l'ultimo blitz dei carabinieri, quello che ha portato all'arresto di Cesarano, tra i documenti sequestrati al comune di Nocera Inferiore ci sarebbero anche le interrogazioni presentate dalle forze di opposizione in merito proprio alla delibera 167. Ecco il pensiero di Vincenzo Spinelli dei 5 Stelle. In realtà le indagini stanno ruotando primariamente intorno alla delibera di giunta 167 dello scorso maggio. Io in realtà come consigliere comunale già a settembre ho presentato una interrogazione su questa delibera. Mi sono accorto che c'era una serie di anomalie, innanzitutto chi aveva chiesto il cambio di destinazione, perché la delibera riguardava un cambio di destinazione, non era proprietario. Mi sono reso conto da visure catastali che c'era una particella catastale addirittura sopra 25 anni fa, c'è comunque un interesse verso questa delibera un po' anomalo, quindi sin dal primo momento io ho chiesto che questa delibera revocasse e non è stata fatta, quindi a mio parere non sono necessari ulteriori arresti o ulteriori indagini per scoprire queste anomalie che peraltro io già ho fatto notare, quindi la mia posizione è che bisogna comunque revocare anche per dare un segno a quella che è la parte onesta e pulita della città di Nocera Inferiore. E dunque una vicenda che veramente sta creando numerose polemiche, non solo ovviamente, nella città di Nocera. Passiamo invece adesso a un'altra vicenda tristissima dell'ultimissimo periodo di grande attualità, quella della violenza gratuita delle cosiddette baby gang, ragazzi a volte annoiati, a volte con la sete di emulare qualcuno che invece dovrebbe essere messo in un cantuccio. Insomma, l'escalation di violenza sta provocando reazioni a tutto spiano. C'è bisogno di una rete di aiuti per i ragazzi in difficoltà, e allora noi ne abbiamo parlato in particolare con chi di queste vicende spesso
questo Vicente si occupa spesso, cioè l'avvocato Alba De Felice. Sentiamo. Esplode il fenomeno delle baby gang violente al punto tale che il ministro dell'interno Minniti ha parlato di modalità terroristiche e ha preparato un piano che prevede anche 100 uomini in più sul territorio di Napoli e provincia, ma il fenomeno travalica i confini campani con episodi anche al nord, a Torino, dove nell'ultimo mese si sono susseguiti diversi gravi episodi di violenze e rapine. In molti si interrogano sulle misure da adottare, in particolare verso le famiglie che spesso vivono in situazioni di estremo disagio. Il ministro Minniti ha steso un programma in diversi punti e tra questa c'è anche un'intesa con il Tribunale per i minorenni per togliere la patria potestà a quei genitori coinvolti in reati di mafia. Perché molto spesso le statistiche ci dicono che le baby gang appartengono ovviamente a ragazzini che a scuola non vanno, disabituati a frequentare la scuola, quindi la famiglia ha un valore fondamentale, ma questo quando si tratti soprattutto di famiglie sane, di famiglie oneste. Ma che cosa bisognerebbe fare quando invece si tratta di famiglie che in qualche modo danno esempi negativi, famiglie nelle quali piuttosto che essere focalizzato, incentivato il sentimento, il rispetto per le istituzioni e per il principio di legalità, si insegna invece a delinquere? Ecco, in questi giorni si sta parlando tanto di una proposta messa in campo dal ministro Minniti, ossia applicare come misura accessoria ed automatica alla condanna per il reato di associazione a delinquere la misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Certo, questa è una misura gravissima, un extrema ratio, che però già qualche anno fa è stata in qualche modo studiata e messa in campo dal Tribunale di Reggio Calabria. In quel caso, mi pare, fu addirittura tolta all'epoca potestà genitoriale ad un boss, il boss De Stefano, ed il Tribunale, sezione antimafia, fece un ragionamento e diede una motivazione che più che essere prettamente giuridica era probabilmente anche di alta valenza sociologica, ossia fu detto che la situazione dei minori figli dei boss è quindi in qualche modo abituati, costretti, portati a percepire come normale, grazie alla complicità delle madri malevoli, degli estremi esempi di criminalità. È una situazione gravissima e forse ancora più grave dei minori che vengono abbandonati, perché i genitori che insegnano ai figli a delinquere sono genitori estremamente maltrattanti, ancora più forse dei genitori abusanti, perché in quel caso la famiglia diventa una palestra di addestramento alla criminalità. Il ruolo della famiglia e il ruolo della scuola. Se ne sta discutendo tantissimo, anche il ministro Minniti a Napoli nei giorni scorsi ha parlato di percorsi formativi che dovranno essere implementati, fondamentali per aiutare i ragazzi con problemi di disagio a livello familiare e che poi si riflettono ovviamente nell'ambito sociale e anche a scuola con fenomeni legati anche al bullismo. Ne abbiamo parlato con una dirigente scolastica, Zilda Pepe, vediamo. Continua il nostro viaggio fra esperti di pedagogia e di sociologia per analizzare e tentare di capire il perché adolescenti, giovanissimi, mantengano atteggiamenti irrispettosi e violenti verso coetanei, istituzioni ed adulti. Abbiamo ascoltato per quest'oggi la dirigente del liceo scientifico di Pagani, dottoressa Zilda Pepe, molto impegnata, oltre che nella professione didattica, anche nel sociale. E abbiamo arricchito l'intervista anche con la professoressa Antonietta Novi, che attua e promuove all'interno del liceo scientifico attività didattiche innovative e strettamente legate alla crescita psicopedagogica dei ragazzi. I baby gang che siano, diciamo, costituiti dai nostri alunni? Certo. Credo possiamo dire di no.
Possiamo dire di no, almeno per quanto riguarda quello che si intende nell'opinione pubblica la baby gang. Dedita alla violenza. Dedita alla violenza di gruppo, una violenza esterna e motivata, credo di poter dire che questo non accada. Quello che abbiamo rilevato, e questo è un dato di realtà che però sinceramente non mi preoccupa e nemmeno mi spaventa, quello che noi rileviamo è la difficoltà da parte dei giovani a controllare quelli che sono gli impulsi emotivi. Chiedere cosa fa la scuola alla scuola sarebbe come se la scuola dicesse alla famiglia cosa fa la famiglia. Ci rimballiamo il problema e non ci rendiamo conto che in effetti dovremmo essere tutti dalla stessa parte. O si affronta insieme, cercando di fare tutti un passo indietro rispetto a quelli che sono i problemi. Per esempio, noi abbiamo ammirato tutti la mamma del ragazzino di 17 anni del liceo Cuoco, che ha accolto il problema e l'ha rilanciato. E l'ha rilanciato a tutti quelli che sono portatori di interesse e responsabili. Ce lo siamo tutti. E noi nel nostro piccolo, quando abbiamo un problema, ci rivolgiamo come scuola alle realtà presenti sul territorio che ci danno una mano per risolverli. Noi come scuola quest'anno, nel corso del pentamestre, quindi a partire da gennaio, abbiamo attivato un progetto per tutti gli alunni del biennio, si intitola Educare al linguaggio per educare alle emozioni, e quindi è tutto incentrato sulla comunicazione, la comunicazione che avviene tra i ragazzi, soprattutto sui social, e quindi qual è il modo più corretto di comunicare. Quindi stiamo facendo tutto un lavoro, a partire dal manifesto della comunicazione non ostile, e su questo, su appunto come bisogna comunicare, come devono comunicare i ragazzi, è un lavoro anche su che cosa sono le fake news, insegnare ai ragazzi ad interpretare con spirito critico. Il messaggio principale è quello di rispettarsi gli uni gli altri. Rispetto un ragazzo ieri in un testo, un ragazzo di seconda, mi ha scritto un bel testo proprio sul rispetto, perché si erano comportati male e io avevo dato come compito ulteriore una riflessione sul concetto di rispetto, e mi ha detto che ci sono due tipi di rispetto: il rispetto formale, che dobbiamo a tutti, proprio per il fatto che siamo esseri umani, ci dobbiamo rispettare. E poi c'è il rispetto che si ha per le persone che sono autorevoli, che ci insegnano qualcosa e che sono degni di rispetto. E aggiungerei il rispetto delle regole, soprattutto il rispetto anche delle forze dell'ordine, che spesso purtroppo viene meno. A proposito di questo, nella giornata dedicata a Sant'Antonio Abate, con la classica tradizionale momento dei fuochi in onore di Sant'Antonio Abate, c'era stato un episodio capitato tra alcuni ragazzini e i carabinieri, ragazzini che hanno chiesto scusa con un bel abbraccio. Da vedere questo servizio. Una stretta di mano timida, poi l'abbraccio e le scuse. I bambini e gli adolescenti di Piazza Mercato hanno incontrato ieri i carabinieri a due giorni dal lancio di Molotov per accendere i roghi in strada e dallo scontro a distanza con i militari che hanno cercato di impedire i falò nel giorno di Sant'Antonio Abate. È tradizione per i ragazzini dei quartieri napoletani, infatti, accatastare legna in alcuni vicoli e piazze della città e appiccare un fuoco. Le scuse dei ragazzi all'appuntato caduto mentre seguivano scugnizzo. Fa un effetto strano, anche se sono quasi abituato, perché lavorando qui li vedo quasi tutti i giorni, quindi fa strano dal fatto che comunque sono venuti qua per chiedere scusa, tra virgolette, anche se a me non servivano personalmente, perché domani avrei riso e scherzato come sempre con loro. Jenny, 14 anni, il ragazzo sfuggito all'appuntato due sere fa, afferma con un sorriso impertinente: dispiacere no, perché si risparmiava lui e noi accendavamo e non succedeva niente, perché abbiamo una piazza immensa. Quest'anno i giovani del quartiere avevano chiesto al comune, attraverso l'associazione Assogioca di Gianfranco Würzburger, il permesso di accendere un falò in sicurezza, coinvolgendo vigili del fuoco e istituzioni, ma senza ricevere nessuna risposta. Oggi i nostri ragazzi hanno capito di aver sbagliato in quel momento, per quelli che avevano partecipato, e sono qui per innanzitutto chiedere scusa per quanto accaduto, due per dire che non siamo tutti baby gang, non esistono le baby gang, diciamo, tutta un'erba un fascio assolutamente, e tre per manifestare la propria vicinanza al carabiniere che è caduto. I carabinieri lasciano gli scugnizzi con una promessa, una partita di pallone in piazza, proprio lì dove avevano accatastato legna per il cosiddetto focarazzo di Sant'Antonio. E il collegamento, insomma, di questi servizi, avete visto, ci riporta comunque sempre alla stessa situazione. Ci vuole più attenzione, per una parola, rispetto, come diceva bene l'insegnante in precedenza.
La pagina della cronaca ancora, perché è ormai terminato, c'è stata una parola fine al giallo del cadavere ritrovato con colpi d'arma da fuoco nelle campagne di Teverola nel Casertano, una tragedia che è giunta dopo una rapina finita male nei confronti di una coppietta. Vediamo. Ha rapinato con un complice albanese una coppietta di italiani che si era appartata in un'area isolata di campagna, ma alla reazione della vittima ha iniziato a sparare all'impazzata, ferendo a colpi di pistola il fidanzato e uccidendo lo stesso suo complice che lottava con la vittima. Dopo 24 ore di indagini, la Procura della Repubblica di Napoli Nord e i carabinieri del reparto territoriale di Aversa hanno risolto con il fermo di un bulgaro di 37 anni, Ivanov Ristov, e dell'italiano Clemente Cipresso, di 28 anni, il giallo del cadavere con colpi d'arma da fuoco rinvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nelle campagne di Teverola, nel Casertano. Un giallo reso più fitto dalla circostanza che proprio nelle vicinanze del luogo in cui era stato rinvenuto il corpo era stata denunciata una rapina da parte di un ragazzo e di una ragazza italiani. Il giovane aveva reagito ed era rimasto ferito alla gamba destra. C'era dunque un cadavere, identificato nell'albanese Aurel Xili, e una rapina. Al termine delle indagini Lampo, Cipresso risponde solo della rapina, avendo accompagnato Ristov e Xili sul posto dove erano appartati i fidanzati. Cipresso ha raccontato tutto ai carabinieri, che lo hanno identificato dopo poche ore dal fatto. Il giovane ha parlato dei due stranieri, due sue conoscenze, con i quali si era incontrato verso la mezzanotte di venerdì, consapevole che avrebbero dovuto rapinare una coppietta che si era appartata. Il fidanzato ferito è stato poi ricoverato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli ed operato. Arrestati dai carabinieri di Battipaglia ed Amalfi due napoletani per estorsione ai danni di alcuni anziani. A Bellizzi in particolare Giuseppe Mosca, 44 anni, pregiudicato nel quartiere Miano di Napoli, è stato arrestato per estorsione aggravata nei confronti di un 93enne, mentre a Tramonte è stato arrestato il 27enne Ettore Navarra, pregiudicato sempre di Napoli, che tentava di allontanarsi da Maiori dopo che si era fatto consegnare 2.500 euro da una settantenne. Fuoristrada di grossa cilindrata e dal grande valore che venivano rubati in Campania e poi venivano montati e smontati e rimontati in alcune zone d'Italia, in particolare in Sardegna, per essere rivenduti attraverso annunci web. L'operazione della polizia. Vediamo. Anche la Polizia Stradale di Salerno è al lavoro per fare piena luce su un'organizzazione che rubava fuori strada in Campania ed una volta che erano stati smontati e riassemblati in Sardegna li rivendeva poi come usato a buon mercato con inserzioni sui siti di annunci web. L'indagine è scattata in Sardegna dove gli uomini della sezione di polizia giudiziaria della Stradale di Cagliari hanno sequestrato SUV delle marche più prestigiose, Nissan, Ford, Range Rover, e hanno dato inizio ad un'inchiesta che ora sta interessando anche i colleghi della Polizia Stradale di Salerno e di varie altre regioni italiane. Una decina fuoristrada sequestrati perché messi nuovamente in circolazione con il numero di matricola del telaio modificato. Oltre ai SUV, seguendo la scia dei pezzi di ricambio riassemblati, la Stradale ha recuperato 50 motori perfettamente funzionanti e sequestrato una quindicina di aree utilizzate come sfascia carrozze o auto rimesse per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio, diventate poi delle discariche abusive. 18 sono le persone già denunciate. L'inchiesta al momento sta riguardando anche chi ha acquistato i SUV riassemblati perché risulta indagato per incauto acquisto, mentre in altri casi è risultato vittima di una truffa. La procura del capoluogo sardo ha vari fascicoli aperti dopo i sequestri ottenuti dalla Stradale dei fuoristrade rubati, ma nelle prossime settimane è possibile che tutte le inchieste, anche quelle partite sul territorio salernitano, vengano ricondotte ad un unico magistrato. Lunedì alle 11 nella sede della Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno, il Convitto Nazionale Tasso Sala Fadda, ci sarà una cerimonia commemorativa per il Giorno della Memoria per ricordare la tragedia della Shoah. Alla manifestazione parteciperanno anche autorità, istituzioni civili e militari, componenti ovviamente della prefettura, in particolare il prefetto di Salerno Salvatore Malfi, che consegnerà 3 medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di cittadini della provincia di Salerno che durante l'ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti. Parliamo adesso dell'influenza, un'influenza
quanto mai aggressiva quest'anno, che ha colpito circa 4 milioni di italiani, tra febbre, dolori articolari, nausea e quant'altro. Un problema che si sta verificando anche nella Campania, in Campania e nella provincia di Salerno, anche se i responsabili dell'ASL dicono, grazie all'aumento del numero dei vaccinati, c'è stata una diminuzione dei casi più gravi. Inoltre c'è un aumento del vaccino tetravalente, circa 53.000 dosi, perché c'è una co-circolazione dei ceppi B. Vediamo. È un'influenza molto aggressiva quella che ha investito anche l'Italia, con circa 4 milioni di persone allettate a causa di febbre, dolori, sintomi legati al virus di stagione. Ma in Campania i casi gravi rispetto a questa problematica sono in diminuzione rispetto alle altre regioni. Soltanto 2 i casi gravi accertati. In provincia di Salerno l'ASL ha distribuito circa 200.000 dosi del vaccino e, anche se i dati definitivi verranno comunicati solo a inizio del mese di marzo, si può tranquillamente affermare che rispetto agli anni passati c'è stato un aumento dei soggetti che sono ricorsi alla vaccinazione per l'influenza. Tra l'altro va rimarcato l'utilizzo in questo periodo, come ha sottolineato l'esperta dell'ASL di Salerno, la dottoressa Annalisa Caiazzo, di oltre 53.000 dosi di vaccino tetravalente, vista la co-circolazione dei ceppi B del virus. Vaccini che vengono utilizzati dai soggetti che abbiano compiuto almeno 3 anni, anche perché l'influenza, come sempre capita, ha un livello di incidenza molto alto proprio nella fascia di età che riguarda i bambini sotto i 6 anni. Il picco dell'epidemia stagionale del virus dovrebbe essere stato quello dei primi 15 giorni di gennaio, quindi dovremmo averlo superato, ma i numeri dicono il contrario, nel senso che negli ultimi giorni, anche in Campania e in provincia di Salerno, sono stati in tanti ad aver contratto l'influenza. Virus di quest'anno che è arrivato dall'Australia e dai paesi dell'est, è lì che si è sviluppato con una notevole diffusione prima di giungere in Europa. I medici raccomandano sempre la massima attenzione, specie per i soggetti a rischio, quindi bambini, anziani e persone affette da particolari patologie. A determinare poi l'incidenza di questa influenza aggressiva, il miscuglio di virus, visto che si tratta di una situazione che porta a un'influenza strana, anomala, ancor più aggressiva, e a determinare ciò sono i continui cambi climatici. Si passa infatti da giornate miti a quelle più fredde ed umide. Ecco perché l'influenza di quest'anno non era rappresentata soltanto da febbre e nausea, ma anche da problemi alle articolazioni, spossatezza e forti mal di testa. L'influenza però sta causando un altro problema che già è evidentemente presente nel nostro territorio, quello della carenza di sangue negli ospedali a disposizione delle strutture sanitarie, e sono diminuiti in questo periodo i donatori di sangue. Perché? Perché quelli che hanno fatto il vaccino non possono donare per cause evidenti, ma soprattutto tanti donatori che sono a letto influenzati e quindi impossibilitati a farlo. Domani ci sarà un appuntamento a Pagani, ma di questo problema abbiamo parlato con i responsabili dell'AVIS. Anche quest'anno l'influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni italiane. Ed anche nell'agro nocerino sarnese si acuisce l'emergenza, con un gran numero di sacche mancanti rispetto alla media degli scorsi anni. Una carenza che potrebbe portare non pochi disagi agli ospedali del territorio. L'intero sistema sopravvive grazie alla compensazione interregionale, alle iniziative straordinarie messe in campo dalle associazioni, tra queste l'AVIS di Pagani, che anche questo mese lancia il suo appello per l'appuntamento di domani al centro sociale. L'appuntamento è per domani mattina al centro sociale, dalle 8:15 alle 12:15. Vista la carenza di sangue, faccio appello ai donatori e anche quelli là che non hanno mai donato, domani mattina di venire appunto alla donazione per fronteggiare questa emergenza di sangue che si sta tagliando tutto l'agro nocerino sarnese. Voglio dire una cosa ai donatori: chi domani non può venire al centro sociale si può recare tranquillamente in settimana dal lunedì al venerdì al centro trasfusionale dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Noi facciamo la donazione con l'autemoteca, con autorizzazione del Ministero della Sanità, tanto di
di igiene, infermieri qualificati, tutto a norma per garantire ai donatori la massima trasparenza e tranquillità del donare. L'influenza, come tutti ben sappiamo, come ci sta dicendo la TV ultimamente e come stanno dicendo all'ordine dei medici, purtroppo è in aumento. Si dice che il picco ancora deve essere raggiunto, che probabilmente ci sarà un calo di temperature ulteriori, per cui questo comporterà un aumento degli stati influenzali, e anche questo è il secondo elemento negativo che poi porta ad una riduzione appunto dei donatori e quindi della raccolta in termini di numeri. E per questo noi ci troviamo qua questa mattina, sia io che il presidente De Maio, perché facciamo realmente un accorato appello a tutti i donatori, che devo dire sono sempre accorti e sono sempre sensibili a questo tipo di richiamo. L'ultima cosa, concedetemi di fare un ringraziamento a chi in questo momento ci sta vicino, tra i quali anche la vostra emittente, che insomma tutti insieme hanno risposto positivamente a questa richiesta da parte dell'Avis, non solo di Pagani ma l'Avis del territorio, perché è importante far capire alla gente che donare e potrebbe essere una cosa da niente per qualcuno che magari pensa di perdere tempo, ma invece bastano mezz'ora, il tempo di venire, fare appunto il prelievo e soprattutto insomma aiutare chi veramente ne ha bisogno. A Pagani riprendono le attività del Centro Amico, centro ludico ricreativo per ragazzi portatori di disabilità. Il centro si occuperà di attività ricreative che coinvolgeranno in diversi laboratori pomeridiani ragazzi per 5 giorni alla settimana a partire dalla settimana entrante. È il caso ad esempio di momenti dedicati al cinema, all'arte circense e alla manipolazione, attività che saranno realizzate tutto l'anno al Centro Sociale di Pagani, un progetto realizzato col supporto dell'associazione Superabile Onlus. Rimaniamo a Pagani per parlare di politica, perché sapete si sta discutendo tanto del rapporto tra il sindaco e il Partito Democratico, la possibilità di cambi in giunta legati insomma a nuovi nomi per le cariche assessoriali. Ne abbiamo parlato anche col sindaco Bottone, vediamo. In merito alla riunione tenuta dalla maggioranza politica di Pagani, il sindaco Bottone ha voluto chiarire che essa interessava solamente il bilancio comunale da approvare in una prossima seduta di Consiglio Comunale. E in questa riunione si è anche chiarito il rapporto con il Partito Democratico per un eventuale accordo politico futuro. Smentisce il sindaco Bottone eventuali fughe in avanti di consiglieri di maggioranza e sgombra il campo da sussurri che parlano anche di incontri da parte sua con personaggi politici del centrodestra, che non possono essere né Forza Italia né altri gruppi che in un passato recente hanno abbandonato la maggioranza. Aggiunge poi il sindaco, in merito alla divisione esistente nel Partito Democratico, che non vuole e non può esprimersi, ma afferma che un eventuale accordo con il Partito Democratico sarà effettuato con un partito che dovrà esso risolvere al suo interno i problemi nei quali nessuno può e deve entrare. E conclude infine criticando alcune notizie giornalistiche, secondo il sindaco, infondate e prive di concretezza. Quando facciamo gli incontri ci confrontiamo, ma poi ecco, usciamo sempre all'esterno con una posizione unica, compatti e determinati ancora più di prima. E questa era una riunione sia da un punto di vista amministrativo, per mettere in campo quelle che sono le finalità del prossimo bilancio che dovremo andare a concretizzare tra qui a breve, e poi anche per quanto riguarda l'aspetto politico. L'aspetto politico elettorale, perché adesso dovete fare delle scelte. Abbiamo saputo che forse guardate molto più a sinistra che non a destra.
Le scelte sicuramente verranno fatte, perché il politico deve dare anche delle indicazioni al proprio elettorato. Io credo che noi lo andremo a fare. Abbiamo avuto già da un anno e qualcosa l'abbandono da parte del centrodestra, sia di Forza Italia che della lista civica di questa maggioranza, quindi hanno lasciato la maggioranza, ed oggi noi abbiamo avuto un rapporto, diciamo, si stava concretizzando un rapporto con il centro-sinistra anche attraverso i loro atteggiamenti in consiglio comunale. Io non so se il PD deve essere considerato a pezzi o a parti. Io ritengo che se, e questo è quello che chiedo e sto chiedendo, che se si vuole fare un ragionamento con questa amministrazione, io credo che si deve esporre l'intero PD. Quindi smentisce eventuali incontri che sembra ci siano stati con Mastella e Patriciello da parte sua? Sicuramente, ecco, non ho avuto incontri con l'amico Aldo Patriciello, ci incontriamo spesso, ma ultimamente non abbiamo parlato di elezioni e di politica. Si è fatto un ragionamento qualche tempo fa con Aldo, ma con Clemente Mastella non ci vediamo da un po' di tempo, quindi e non ho avuto. I consiglieri che hanno già scelto qualche gamba del centrodestra? Non credo, sono solo fantasie giornalistiche che dobbiamo purtroppo, ecco, qui a Pagani in alcuni momenti diciamo avere, perché il giornalista, a posto di riportare la notizia, riporta la sua fantasia sulla politica, e allora accettiamo anche questo, dobbiamo subire anche questo e andiamo avanti. Ed ora una serie di notizie, cominciamo dalla politica. Il direttivo provinciale di Forza Italia ha affrontato i temi della campagna elettorale e la scelta delle candidature in un dibattito ampio. Ogni singola posizione ha trovato sintesi in un programma unitario verso il 4 marzo, giorno delle elezioni. È stata sottolineata la necessità di ripartire con maggiore determinazione sui temi della campagna elettorale ed è stato dato mandato al senatore Fasano per scegliere le candidature secondo i criteri indicati. E ci saranno molteplici appuntamenti programmatici per rilanciare il centrodestra e Forza Italia in particolare. Dai comuni, il sindaco di Rocca Piemonte Pagano ha comunicato che con un'apposita delibera di giunta è stato approvato il progetto tecnico esecutivo che prevede interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici scolastici della città per un importo complessivo di 3.200.000 euro. Gli interventi riguarderanno in particolare la scuola elementare Palumbo di Casali e i plessi dell'infanzia di via Berlinguer e via Carmine Pagano. È realtà a Tramonti, ed è grande la soddisfazione del sindaco Antonio Giordano, la consegna dei lavori avvenuta nella giornata di ieri del grande progetto per l'appalto integrato per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali del comune per il comparto attuativo numero 6. Dunque al via i lavori di completamento di questa rete fognaria e del miglioramento dell'impianto di depurazione che renderà Tramonti certamente cittadina migliore. Odio, bufale e bullismo, la deontologia professionale al tempo del web. Il 26 gennaio prossimo, convegno a Nocera Inferiore in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. A promuoverlo la diocesi di Nocera Inferiore Sarno, con appunto il tema relativo alle fake news, ma anche al bullismo. L'appuntamento è il 26 di gennaio dalle 15 nella sala conferenza della Juvenescit Ecclesia in via Napoli a Nocera Inferiore. Ed ora rimaniamo a Nocera Inferiore, perché è stato riproposto il rapporto fra le due storiche città di Castellammare di Stabia e Nocera Inferiore, con un convegno in merito al collegamento importante anche via mare tra Stabia e Nocera, o meglio con il mare protagonista e Nocera che potrebbe sfruttarlo al meglio grazie appunto alla collaborazione con la città di Castellammare. Un rapporto che va consolidato ma anche rivisitato. Sarà discusso in questo convegno, vediamo i particolari. Un connubio fra Nocera e Castellammare di Stabia che si perde nella notte dei tempi. Un legame solido fra la città marittima ed il suo porto,
è la Nuceria antica e moderna. Un legame che la politica, le istituzioni hanno fatto però scemare nel corso dei secoli e che ieri alcuni professionisti, cittadini delle due città, hanno voluto riproporre ripartendo da un avvenimento, la Concordia Coast, un percorso di recupero e di sviluppo per le due città che hanno sempre collaborato. Il comandante della Capitaneria di Porto, il sindaco di Nocera Inferiore, uno storico e un docente di Nocera che lavora a Castellammare hanno ieri riproposto l'unione e la collaborazione politica ed economica fra le due città. Un sentiero tracciato che si spera divenga un'ampia strada e che riporti le due città a rivivere i fasti e le collaborazioni di un tempo. Po' di marittimità. Io sono stato subito, ho accettato subito perché cercare di far sapere quelle che sono state forse la realtà e le buone pratiche del nostro paese, indipendentemente se ci sia il mare o no, fa sempre bene. Certo. Abbiamo parlato di una vicenda che è nata tragica ma si è nel suo risvolto del recupero è stato un vanto per l'Italia, perché è un'attività che non è mai stata fatta, l'attività appunto di recupero della Costa Concordia a cui ho partecipato nella mia precedente esperienza professionale, è un'attività che non è stata mai fatta in nessuna parte del mondo, per cui l'idea era quella di cercare questo link, diciamo, poi con illustri storici che sono molto più bravi di me e che hanno dimostrato che questo genuino link c'è sempre stato, non fosse altro per l'antica strada, la Nocera Stabia Sorrento. Per cui è un'idea che è stata buttata lì, un'idea che ci ha stimolato e che comunque penso che abbia dato buoni frutti. La storia e in particolare diciamo, la mia esperienza che sto vivendo a Castellammare come insegnamento presso l'Istituto Vitruvio, quindi mi ha fatto conoscere questa realtà dal vivo profondamente e credo che sia una bella realtà. Avrei questo desiderio, questo sogno, unire queste due grandi città e quindi ridare un po' di slancio al nostro territorio, all'economia e soprattutto diciamo, al lavoro, a noi e ai nostri figli. Assente il sindaco della città portuale per motivi familiari e forse anche per impegni legati alla festa patronale. Il sindaco di Castellammare ha comunque tenuto a far sapere della sua piena disponibilità a riannodare la storia di Stabia e Nuceria e riportare le popolazioni a rinsaldare gli antichi rapporti di amicizia e di scambi commerciali e culturali. Ci sono importanti misure di finanziamento su una serie di attività tecniche che anche nelle attività di cosiddetta retroportualità le città vicine al mare, sebbene non di mare come la nostra, possono sfruttare. Le occasioni di sviluppo economico attraverso misure di finanziamento ministeriali dedicate sono importanti e non è che coinvolgono una città, quella che affaccia direttamente sul mare, ma anche l'immediante sbocco retrostante, o meglio spazio retrostante delle comunità del territorio, sebbene in altra provincia, perché la provincia di Napoli, ma Nocera dista da Castellammare 13 km, 3 km in meno di Salerno addirittura, abbiamo una tradizione antica di rapporti con l'area sabbiese. Ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimo per lo sport, in particolare il calcio, tra poco.